La ricerca che sto qui per presentare nasce da un'esigenza dettata da un decreto legislativo che in Italia ha modificato la modalità attraverso la quale vanno realizzate le progettazioni educative a favore degli alunni e delle alunne con disabilità all'interno della scuola. Sulla base di quanto stabilito dall'ICF, ovvero un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha introdotto nella valutazione della disabilità un approccio biopsicosociale. Gli insegnanti devono disporre di un profilo di funzionamento dell'alunno redatto su base biopsicosociale, appunto finalizzato agli interventi educativi. Problema: non c'è ancora un modello. L'obiettivo della ricerca è proprio consistito nel generare un modello di profilo di funzionamento su base ICF. L'Università di Verona aveva già elaborato nel passato un modello su base biopsicosociale. Adesso però bisognava verificare con le unità di valutazione multidisciplinare se questo modello poteva andare bene e rispondere a quanto richiesto dal decreto che lo prevede. Abbiamo coinvolto, ingaggiato un gruppo di esperti dell'azienda ASL di Verona che fanno parte delle unità di valutazione multidisciplinare, abbiamo ingaggiato dei pediatri di famiglia e con loro abbiamo elaborato, messo alla prova, discusso un modello di profilo di funzionamento su base ICF. Dall'altro lato abbiamo ingaggiato l'ufficio scolastico provinciale e la scuola Polo per l'inclusione della provincia di Verona, perché volevamo poi verificare se questo modello di profilo di funzionamento poteva rispondere in modo adeguato al bisogno di progettazione educativa e didattica che hanno gli insegnanti di sostegno all'interno della scuola. 70 insegnanti che ci hanno dato un notevole contributo. Abbiamo generato questo modello, l'abbiamo pubblicato su una rivista di settore e in questo momento lo stiamo diffondendo attraverso un'altra attività di sperimentazione. Abbiamo elaborato un software. Questo software ci è servito per consentire l'elaborazione di un profilo di funzionamento anche per non esperti, ossia abbiamo generato un sito internet open access, messo a disposizione delle scuole, degli operatori, delle ASL, proprio per redigere il profilo di funzionamento funzionale all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Questo sito è messo a disposizione, come dicevo, gratuitamente ed è utilizzato da circa 3.000 scuole in tutta Italia. La ricerca continua all'Università di Verona nonostante l'emergenza Covid.